Per favore, potete ragazzi commentare qualcosa qua sotto, perché c'è questo qua che lo porto a sciare da Monza di Vigno, scende dalla macchina, ho si lamenta, dice fa freddo, poi c'ha sonno, ha dormito tutto il viaggio. Ragazzi, siamo tornati al Mottolino, come il primo episodio di questa serie. Salti sugli sci versione XL. Dobbiamo concludere questa serie perché l'inverno sta finendo e io non ho ancora fatto i salti XL. Per chi è la prima volta che si collega. Sì, buon TG5, buongiorno. Sto facendo una serie di video per saltare sui salti più grossi degli snowpark, in particolare del Mottolino. E la linea, diciamo, massima del Mottolino è abbastanza incazzata. Si parla dei salti da 20 metri in su. Abbiamo già registrato due episodi. Il primo proprio qui al Mottolino, dove ho fatto la linea L, il secondo con Ivan Giussani, dove gli ho insegnato un po' a girare in snowpark e ho ripreso un po' feeling io con i trick. Siccome siamo andati a chiesa, i salti lì sono un pochino più permissivi per trickare, un pochino più piccoli. Invece oggi io non sono un cazzo permissivi. Oggi Roberta. Tra l'altro, ragazzi, siamo venuti al Mottolino con la macchinina nuova, ragazzi. L'abbiamo testata, primo viaggio con la i30N. Ci prepariamo e ci vediamo direttamente sulle piste da sci con la GoPro, perché non ci portiamo dietro la telecamera. Siccome salti XL senza telecamera, ragazzi. Ragazzi, siamo in cima al Mottolino. Ovviamente c'è lo snowpark del Mottolino e ci sono proprio là in fondo gli XL. Precisiamo subito una cosa, perché ho notato che nei commenti, negli ultimi video di sci, tutti mi dicevano: tanto non usi il casco. No, ma infatti io non lo uso. No, la GoPro la non mettetelo e cadete di testa, mi raccomando. Cioè, adesso io voglio dire, ragazzi, ma le persone che scrivono "Toto metti il casco", ma secondo voi dove ce l'ho la GoPro? Quando vi parlo è perché ho in mano il casco con sopra la GoPro e mi parlo così. È che cazzo, no? Ci vuole tanto a capirlo. Raga, poi si è un po' da coglioni parlare col casco in mano, siamo tutti d'accordo. Sì, ma in snowpark è obbligatorio entrare col casco, cioè non puoi entrare in snowpark senza il casco. Sempre. Basta commenti. Minchia il casco, ah, non ti rispetto perché non metti il casco. Ma ragazzi, usate un po' la testolina, no? Cocomeri. Guardalo lì come va. Guardalo. Battata, piccato la luce sopra lo scaffone. Comincia già a picchiare il primo salto. Andiamo malissimo. Siamo proprio ha suonato il campanello. Fatto! Eccolo! Arrivo! Eccoci! Arriva tutto Toto! Ciao! Piacere! Ciao! Elisa. Ciao! Finalmente ti becco in snowpark. Allora se lo fai XL, guarda che c'ho già l'ansietta. Ma sai saltare? Gli alli li ho già fatti quest'anno. Però gli XL sono un po' più grossi, Effettivamente anch'io mi sto cagando sotto. Dai, ma che cazzo vai, no? No, ragazzi, allora, finalmente ho beccato Ian. Ciao web. Beh, per chi non lo conosce, ma è strano che non l'avete mai visto, perché nei miei video abbiamo già fatto video di bici assieme. Mai video di sci assieme, perché le altre volte mi ha paccato. Molto disonesto. Chiedo umilmente venia. Mi hai lasciato da solo a fare gli L l'altra volta. Hai fatto tanto gli L, non so farli. Ma va a cagare. Obiettivo di oggi, abbiamo qui LXL. Adesso vediamo un giro magari loro, perché io subito non ci salto qua. 2 seconds later. Chiaramente, ragazzi, siamo arrivati. Un tizio è caduto e si è fatto male. Mi sali sotto. Puttana, ma il primo 3 della giornata. Sì, mi ha dato il benvenuto. Ah, ma è vivo? Sì, sì, è vivo. Però mi sa che si è fatto male a un ginocchio e una gamba. Cioè, subito mi danno il benvenuto così i salti. Ti fa capire dove sei in questo momento. Ti fa mettere i piedi per terra. Comunque, è un bagno di umiltà. Un bagno di umiltà, esatto. Cioè. Va bene, dai, tagliamoci su questa nuova lineetta che l'altra volta non c'era neanche, ragazzi. Ecco qua. E allora, ci riproviamo, si è liberato il salto. Vado sul secondo io, vabbè, a vedere. Eccolo qui il nostro Ian. Ehi, guaglio. Vediamo anche Elisa. Ecco, questo è quello che dovrei fare io! Dovrei farlo io quello! È stata in aria un po' troppo per i miei gusti. Alla faccia! Ah, secondo me l'altra volta partivo circa tipo da lì e facevo 2 o 3 curve. Vado io al tuo posto. Va bene, lo scopriremo.
certezza che sugli XL ti diverti molto di più. Ok, questi qua li avevo già fatti l'altra volta, il feeling è uguale all'altra volta. Adesso speriamo che cali un po' il vento. Perché adesso ti dico, non me l'aspettavo, infatti ero in aria. Ah, ragazzi, potete notare benissimo dalle bandiere che chiaramente si è alzato il vento. Il signore ha detto, Toto deve provare XL. Soffre ancora giù. Quindi adesso invece, vabbè, andremo un po' a fare qualche railettino che magari miglioriamo un po' e ci danno due dritte loro due che... Date due, mi raccomando. Oh, questo qua è qui con noi. Allora, siamo qua in gruppo, anche... c'è una collettività. Ma io ho già girato. Va rispettata. Se lui fa un rail, io faccio un rail e lei anche. Tu devi fare un rail. Io sono i rail. Come fanno a star su così tranquilli? Mica giocano, sul rail giocano. Ma poi col piede davanti, se giochi proprio, equilibrarti e stare sì, sul rail. Proprio per iniziare a muovermi provo a fare un po' così. Adesso un pochino l'ho mosso il piede, leggero, eh. Tanto mi spingevo. E questo ti serve anche quando poi vuoi fare i change. Sì. No, no. Dai, lo rifai 100, eh. Salta! No, madonna! Cioè, oh! Fai handplant? Oh, sono dietro! Oh, sto partendo! Figa, guardali com'è lean! Girati, girati, basta, madonna. Ma che cazzo di legno è? Ma l'hai visto? Dai, dai, ma scusa. Sei un pallo di legno. Maledizio, non si è mosso un secondo quando ha visto questo. Non ci ha provato, ha detto, io vado. Poverina. Poverina, cuccio di racchetta. Sai vabbè. Cos'è questa? No, la bacchetta di Voldemort. Ragazzi, avete visto la racchetta dell'arboreto? Andiamo a recuperare la succe. In femminile? Il successore femminile. La regina. La prossima regina delle bacchette. L'acquisto l'ha fatto, ragazzi. Noi, ragazzi, adesso ci godiamo la serata. Andiamo a mangiare fuori con Ian. E poi andiamo a Arcess. Alboreto va sempre a Arcess. Sì, già adesso sta spingendo. Io vado a Arcess perché mi sto già cagando addosso per domani per gli XL. E ragazzi, ci vediamo domani. Speranzosi che non ci sia vento. Salve, siamo arrivati al secondo giorno. Spieghiamoci che devo fare gli XL. È giunto quel momento oggi. Si va a fare gli XL. Oggi devo farli. Oggi non c'è la scusante, cazzo. Che in video ho notato l'altra volta nello scorso episodio che quando li guardavo gli altri sugli XL dicevi okay, vabbè, ma non sembrano così tanto diversi. Invece nella realtà, secondo me, cioè, si nota parecchio la differenza tra L e XL. La differenza tra L e XL, quella principale, è che gli XL sono la versione perfetta degli L. Ah, ok. Perfetta, ma un pochino più grossa. Ma appunto, perfetta perché sono più grossi. Ti dà il tempo di pensare a quello che stai facendo in area. Ah, ok. Di là non c'è tempo di pensare. E un po' meno. Adesso faccio un giro dietro di lui, giusto per percepire un po' le velocità. E il giro dopo si provano, ragazzi. Vamos! Vai.
Fa più impressione vederli così, secondo me, che a farli. Però vabbè, quando sei sotto non è che dici chissà dove sei, sei lì. Guarda, l'unica cosa veramente, vai convinto. Cioè, sì, non sì. Frenare. Freno, non freno. Il primo era un pelino corto, ero al limite. Morbido. Oh yes. Questo è il momento dell'ansietta solita. Un po' di ansietta ci sta sempre, non eccessiva. Però siamo incazzati, dai. Dai. Ci sono. Dai cazzo. Buona. Buona. Puttana, alla faccia Ducaz. Questo era il commento tecnico. Alla faccia Ducaz. Non è piccolo, non sono piccoli per una minchia. Ce n'è di differenza, da quelli là. Allora, innanzitutto sono uscito, ero giusto in aria e ho iniziato a stortarmi, ho iniziato a sbracciare un po'. C'è differenza dagli LXL. Però hai sentito come, cioè magari non te ne sei accorto, però hai sentito come è più morbido. Cioè è tutto un po' più lento. Sì, è più lento, però c'hai tanto, tanto, tanto tempo in aria per sbilanciarti anche. Tu che hai visto da dietro? Secondo me è un po' veloce, un po', cioè perché comunque ti dà il kick anche questi. Cioè non è che sono veramente morbidi. Sì. E secondo me ti sei fatto un po' prendere dal carry. Anche secondo me. No, dai, il primo voglio riprovarlo almeno. Sì. Dai, il secondo è molto più grosso ancora del primo. Sì. Però è veramente morbido. Cioè anche io, a me mi fa paura, infatti cioè, inizio solo a girare. Dai, no, iniziamo a rifarlo, iniziamo a rifarlo. Dai, oh, boom. Vado tranquillo in aria. Dai, ci sono. Dai. GoPro. Dai, cazzo. Oh. Sì. Oh, il primo sì, è andato, cazzo. Dai cazzo. Sì. Adesso che l'ho fatto giusto e non ero lungo, è più simile a questo qua. Sì. Prima l'ho sentito decisamente più grosso. Madonna. Minchia, far 3-6 qua deve essere bellissimo. Allora, il piano è che se faccio bene il primo, bello composto, bello ok, vado dentro nel secondo. Tutto tuo. Dai cazzo. Divertiti. Dai. Goditi questa airtime. Dai. Ragazzi, sono veramente contento perché vi dico, la differenza da LXL c'è. Pensavo ci fosse di meno, ma in realtà c'è. Come feeling, secondo, che comunque è ben più grosso, credo, del primo. A metratura credo sia più grosso. Il secondo, comunque, a me mi ha dato molto più feeling positivo. Nel senso che la rampa è meno chiccata alla fine, molto più morbida. Ed è più simile alle rampe da bici che tendenzialmente hanno tutta la raggiatura e in cima escono piatte. Invece il primo è molto più chiccato in alto e quindi ogni volta che esco, mi trovo spiazzato. Grazie. Grande. Abbiamo portato a casa anche questo piccolo traguardo, ragazzi. Hai sudato di più nel backflip in moto, in fompito o in questo? Conclusa la serie, quindi? Direi che è conclusa, l'obiettivo è stato portato a casa. Esatto, ragazzi, obiettivo di questa stagione di sci era fare gli XL qui al Mottolino con gli sci. Diciamo che il mio livello giusto forse rimane la linea L, quella in cui diciamo posso permettermi di osare qualcosina in più ma senza rischiare troppo. Gli XL invece no. M sta al Boreto come XL sta Toto. La serie quest'anno salti extra large si conclude qua, ragazzi. Fatemi sapere magari un obiettivo per la prossima stagione che potrei raggiungere con gli sci. Ovviamente pensato, ragazzi, non voglio che mi scrivete triplo flip sugli XL. Esatto, un obiettivo sensato per l'anno prossimo. Qualcosina c'ho già in mente. Voglio sentire un po' nei commenti cosa ne pensate voi. Ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Andate a scrivere ovviamente al Boreto. Al Boreto la prossima volta vogliamo vedere gli L. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye.